2 anni fa l'inaugurazione del sottofondo del sottopasso di Contrada Serramendola all'altezza dello svincolo dell'autostrada Siracusa-Catania sulla Mare Monti. Fu fatta una cerimonia alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Falcone e di altri parlamentari regionali. A distanza di 2 anni, il leader di Siracusa protagonista, Enzo Vinciullo, si è recato nello svincolo per verificare la situazione. La verità è che i lavori allora non vennero conclusi, si disse che sarebbero stati conclusi di qui a qualche settimana, ma come vedete i lavori sono passati più di 2 anni, non sono stati assolutamente conclusi. Lo potete vedere anche voi da questo filmato che i lavori non sono conclusi, non c'è più nemmeno la possibilità di arrivare nel sottofondo del sottopasso, in quanto attraverso il canneto è stato coperto tutto. È chiaro che si vuole così nascondere, ricorrendo appunto al canneto, il fatto che i lavori non sono stati mai completati. È chiaro che è pressoché impossibile raggiungere il sottofondo del sottopasso dello svincolo Mare Monti, non si vede più nulla, e di conseguenza io mi rivolgo ancora una volta all'assessore Falcone, che è così bravo e così capace di fare inaugurazione di lavori che sono stati realizzati nella scorsa legislatura, di occuparsi seriamente di questo sottofondo del sottopasso dello svincolo Mare Monti, dal momento che è impossibile pensare che i lavori vengano lasciati in questo stato di assoluto abbandono, in questo stato di assoluta incuria.